Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi vi volevo fare il video What's on my phone. Questo video mi piace tantissimo farlo e mi piace anche vederlo dagli altri. Quindi niente, io vi lascio al video. Allora, il mio telefono è questo qui, un Samsung Galaxy Grand Prime bianco. Come schermata di blocco ho questa immagine con me e la mia cagnolina Birba. Presto vi farò anche il tag il mio amico peloso. Comunque, se tu vai verso di qua, ti dice quanti gradi fanno, le previsioni di domani e di oggi, i gradi, ecco, appunto è un meteo già programmato in questa applicazione che dopo vi dirò qual è. Poi qui, come vedete, scende la neve e questa applicazione l'ho fatta con Christmas Looker, che me l'ha consigliata appunto l'applicazione CM Looker. Questa qui. Poi, se tu premi questa e vai verso su, ti viene la fotocamera. Poi, se vai da quest'altra parte, ecco. C'è un'immagine che puoi scegliere tu e qui puoi mettere il codice con dei pallini colorati oppure c'erano gli orsetti, i triangolini e io ho messo queste. Come sfondo ho questa immagine modificata con No Crop e Aliens e poi vi dirò meglio, cioè vi farò vedere meglio le applicazioni approfondite. Comunque questa foto l'ho fatta la vigilia di Natale e mi piace moltissimo. Qui sotto ci sono tutte le applicazioni che uso di più modificate con Cocoppa. Poi vi farò vedere meglio appunto come si fa. Comunque abbiamo Instagram, WhatsApp, Play Store, YouTube, messaggi, telefono, poi fotocamera, Aliens, che è un'applicazione dove tu puoi modificare le tue foto e io la amo questa applicazione. Comunque, si possono mettere davvero tantissimi effetti, molti si possono comprare, ma io non ne ho la più pallida idea di comprarli perché, cioè, mi piacciono così come sono, tutti gli effetti appunto mi bastano e avanzano. Poi si possono mettere i timbri, le faccine, quello che volete, oppure puoi farci tipo dei disegni, ovvero prendete il. Ci sono vari tipi di pennelli, tipo questo brillantinato, e voi ci scrivete quello che vi pare, solo che io non lo uso mai perché è scomodo, oppure si può anche cancellare. Poi si può aggiungere il testo, il colore e il font. Ci sono molti molti font e niente, questa applicazione la uso molto molto molto. E oppure si possono mettere cornici, tipo questa che io la amo, e poi potete invertire la foto, potete ruotarla, potete farci appunto, è un'app per modificare le foto, ecco. Poi qui abbiamo galleria, poi retrica, che la conoscete tutti, che è un'applicazione che ti fa fare le foto direttamente con gli effetti. Poi abbiamo Repix, che questa è un'applicazione che io adoro, che praticamente puoi mettere le goccioline a un'immagine oppure vari effetti, ecco. Solo che io la uso principalmente sia per mettere le goccioline quando faccio tipo le foto allo specchio e voglio un po' di goccioline così, oppure se non mi piace come sono venuta in una foto, vabbè adesso metto il mignon comunque, se non mi piace come sono venuta in una foto appunto io metto un effetto a caso anche se non mi piace e poi prendo la gomma questa qui che diciamo sfoga molto e quindi non si vede molto quel dettaglio e mi piace molto anche questa applicazione e si possono mettere anche molte cornici nere o bianche, però cioè sono poche. E
poi possiamo mettere anche gli effetti alle foto, però io la uso principalmente per mettere le goccioline e sfogare un po' la foto. Poi abbiamo Cocoppa, che è un'applicazione che va solo con il wifi, internet, e praticamente tu puoi scegliere un'icona con l'immagine che vuoi e puoi mettere appunto a quale applicazione la vuoi aggiungere. Voi scegliete l'applicazione, poi cliccate questo cosetto qua, questa icona più o meno, non so come posso chiamarla, e poi scegliete l'applicazione a cui la volete andare a mettere. Io scelgo il registratore e poi la potete mettere un po' sfocata o quadrata o un po' rotonda. Io di solito le scelgo sempre rotonde. E qui ecco qui la tua icona. Poi qui di solito non ci metto niente, non so il motivo comunque. Poi qui abbiamo SD Made, che è un'applicazione che ti pulisce il telefono e ti dice se hai i virus o roba varia. E questa qui ve la consiglio molto. Prima usavo Clean Master, però mi hanno detto che non era sicura e quindi ho scaricato SD Made Pro e niente, quindi appunto vi consiglio di scaricarla. Poi abbiamo Color Note, che è un'applicazione dove diciamo è tipo un'agenda, un memo, dove puoi ordinare le cose per colore e puoi aggiungere un titolo e puoi fare anche le liste, tipo io qui ho fatto le cose da comprare e niente. Oppure puoi anche bloccare, tipo io ho bloccato tutti i profili, tutti gli account, tutte le password, eccetera. Come vedete qui c'è il lucchetto perché non voglio che si legga subito e c'è una password. E io questa applicazione ve la consiglio. La torcia, perché sì, perché la torcia mi serve quando tipo è buio e che di solito ogni tanto potrebbe anche che va via la luce, che ne so. E io appunto ho la torcia. Poi ho la musica, però su questo telefono non c'era il lettore musicale, o almeno io non sono riuscita a trovarlo, e quindi ne ho scaricato un altro che è uguale al lettore musicale normale. Poi abbiamo il calendario e la calcolatrice. Poi, girando a sinistra, abbiamo tutte le cartelle, ovvero la cartella, fotografia, Allins, che ve l'avevo già fatta vedere, Cocoppa, Cameo. Cameo è un'applicazione che io adoro, l'ho scoperta guardando delle foto di Instagram. E niente, voi scegliete come sempre una foto. E poi potete aggiungerci l'adesivo che volete, tipo ci sono delle cose tipo in One Direction, ci sono gli occhiali, ci sono SpongeBob, tutti i personaggi possibili. E un attimo che si carica. Vabbè, non si carica comunque. Se vedete qui ci sono dei stickers e voi potete appunto sulle immagini. E poi con questa cosa qui voi cliccate 1000 volte sulla un sacco di volte, ecco, sull'immagine e vi viene doppia, tripla, quadrupla, quante volte volete. Poi abbiamo Moldiv è uguale, che ti fa fare appunto i collage. Ci sono molti cosi per, non so come si chiamano, comunque molti cosetti per fare i collage, e anche questi più particolari, solo che questi qui vanno tipo pagati con l'applicazione a pagamento, però vabbè, io intanto uso quelli che ho, quelli base. E niente, sapete tutti come si fanno i collage, quindi non ve lo sto nemmeno a spiegare. Poi ho No Crop, che è un'applicazione che io uso tantissimo tantissimo, che praticamente voi scegliete una foto e poi vi fa scegliete appunto anche effetto,
E poi da dietro potete mettere questo coso qui, che io lo amo nelle foto, oppure potete scegliere anche vari sfondi, ecco. Oppure potete aggiungere anche molti timbri, solo che io lo uso principalmente per fare questo sfondo dietro, così, oppure anche così mi piace molto, però lo uso più così. E quindi ve la consiglio tantissimo. E tutte queste che vi sto facendo vedere credo siano tutte gratis. Sì. Poi abbiamo Repix che ve l'ho già fatta vedere e Retrica. Poi giochi abbiamo Freeplay The Sims, che è un gioco che io amo. E voi potete costruirvi il Sims che volete e le case che volete. Comunque The Sims lo conoscerete tutti. E Subway Surf, che è praticamente un giochino che c'è questo personaggino che deve scappare dalla polizia e deve saltare sui treni. Poi abbiamo la cartella icone, che io praticamente, come vedete, ho le icone tutte modificate e qui ci sono vari effetti. Però quello che ho su in questo momento credo sia Mix. Poi abbiamo Nova, ovvero è un'applicazione che ho modificato tutto il telefono perché, come vedete, appunto è molto modificato. Però diciamo che io ancora non sono capace bene usarlo perché questo me l'ha fatto mio fratello. Però da quello che ho capito ti fa modificare tutto il telefono, tutte le icone, eccetera. Se volete capire un po' come funziona, vi farò un video a parte e vi farò vedere appunto come funziona e tutto. Me lo farò spiegare da mio fratello e poi ve lo farò vedere. Poi ho le app originali perché sono tutte cambiate con Cocoppa e io le ho messe qui in una cartella. Poi ho Shopping App, abbiamo sia Play Store che Aptoide. Aptoide è un'applicazione che ti permette di prendere tutte le applicazioni dal Play Store, solo no, non a, cioè quelle a pagamento solo gratis. Poi abbiamo la cartella sfondi con We Heart Love It, una cosa del genere, non so nemmeno come si chiama perché il nome non me lo dà tutto. E voi potete prendere tutte le immagini che volete, anche da varie cartelle: Natale, Moda, Five Sauce, Alternativo, Story, Anime, Ariana Grande, tutto quello che volete. E questa applicazione è molto molto vintage. E poi abbiamo ZG uguale. Vi fa prendere tutte le immagini uguali a Wish, solo non sono un po' più rock, una cosa del genere. E poi potete scegliere la categoria, però vi fa prendere anche le notifiche e i giochi. Io la uso anche molto per prendere le notifiche tipo dei messaggi. E ce ne sono detto di più anche dei Minions, di SpongeBob, di tutto quello che volete, basta che lo cercate. Poi abbiamo i social, abbiamo Studio che è una collegata a YouTube, solo che ti permette di guardare i commenti, mi piace, le visualizzazioni dei tuoi video. Poi abbiamo WhatsApp, YouTube e Instagram. Alle cose utili abbiamo Torcia, Aria Clienti 3, che io ho la 3 come gestore. Poi abbiamo CM Looker, è quello che ha permesso di fare questo, tutta la schermata, il codice, ecco. Poi abbiamo CM Security, che ti fa mettere il codice anche a WhatsApp. Poi abbiamo alcuni li ho doppi, non lo so nemmeno perché. Color Note, registratore SD Made, Charit, che ti permette di passare un'applicazione dall'altro telefono senza Bluetooth ma via Charit, ed è molto più veloce. E poi abbiamo Shazam, che tu avvicini, se voi state tipo in un supermercato e volete sapere come si intitola la canzone, aprite Shazam e se la riconosce vi dice il titolo e chi la canta. E poi abbiamo MP3, Cutter e Ringtone Maker, vabbè, che vi permette di tagliare le canzoni anche dal ritornello e voi la potete mettere come suoneria. E io in questo momento ho una di Natale. Poi abbiamo Widget, sì, che
che della musica. E poi qui abbiamo una cartella senza nome, ovvero che c'è Telegram e gli stickers di Telegram. Io ho Telegram Plus ed è un'applicazione che tu puoi... cioè io la amo questa applicazione, ovvero che tu puoi mandare tutti gli stickers che vuoi, foto e tutto. È una specie di WhatsApp, solo che puoi mandare gli stickers enormi col Minion, eccetera. Poi abbiamo Video FX, che tu puoi fare dei video assurdi, cioè è molto imbarazzante perché è una specie di video star, solo un po' più divertente. Tipo, aspettate, vi faccio vedere un video, questo qua con i miei amici. E cioè, è divertente farlo con gli amici, solo che io non ho l'iPhone e quindi mi sono scaricata questa applicazione. E poi ho il registratore, che in questo momento mi serve molto perché sto leggendo un libro di scuola e io ogni volta che leggo i capitoli me li memorizzo, tutto quello che ho letto lo registro, così almeno poi quando farò il riassunto sarà tutto più facile. Poi di qua abbiamo tutte le immagini modificate: Aptoid, Area Clienti, Google Chrome, CM Security, Cocoppa, The Sims, Google, Maldive, che vabbè, ve l'ho già fatta vedere, No Crop, Rubrica, Sharit, Shazam, Studio, Subway Surf, We Heart, Love It, una cosa del genere, e Video FX. E poi qui, come l'app drawer, abbiamo tutte le applicazioni che si possono trovare in un telefono: Torcia, Allins, Aptoid, vabbè, le potete capire da soli quali ci stanno. E se vedete che gira a cubo, l'ho sempre fatto con Nova Launcher, ma è stato mio fratello perché, come già sapete, non sono capace. Niente ragazze, il video è finito, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, spero che anche il mio telefono, come l'ho cambiato, vi sia piaciuto e scusate ma alcune cose non sapevo tanto come si facevano perché non sono tanto tecnologica. Comunque iscrivetevi al mio canale, commentate e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!